utile all'indagine anche questo? Vediamo, vediamo. 5 buste di carta contenenti referti e un sacco nero è quanto hanno prelevato i carabinieri dall'ex hotel Astor dopo un ulteriore sopralluogo sia all'interno dello stabile sia nelle vie limitrofe. Hanno passato nuovamente al setaccio tutti i punti in cui potrebbero essere posizionate telecamere di sorveglianza, hanno controllato angolazioni e distanze. E poi, poco dopo l'ora di pranzo, il nucleo investigativo ha portato via il papà di Cata, Miguel Angel, per essere ascoltato in procura. È la seconda volta che gli inquirenti lo sentono. La sua figura è considerata centrale in questa delicata vicenda e la sua scarcerazione anticipata, con obbligo di firma, è avvenuta anche nell'ottica di smuovere gli equilibri interni a questo stabile occupato, dove si contrappongono 3 clan, 2 composti da peruviani, come la famiglia di Cata, e una da romeni. L'hanno rapito, è tutto pianificato, se si vede, prima c'è la telecamera, l'hanno pianificato tutto, non sanno cosa hanno fatto loro, no? Sarebbe il cortile sul retro del palazzo occupato e adiacente alla palazzina, perquisita l'altro giorno dai carabinieri, il punto in cui è stata portata via Cata, il punto in cui non arrivano le telecamere di sorveglianza. Il papà di Cata è convinto che si tratti di un rapimento, ma nega di essere coinvolto nel racket degli affitti. Io ho pagato, quando sono arrivato qui, ben 3 stanze. Nessuno della mia famiglia è coinvolto in affari loschi.